Benvenuti a questo nuovo incontro di Lectura Dantis. Come sapete, leggiamo oggi il canto 30° del Purgatorio. Come il nostro solito, lo leggiamo tutto di seguito. Facciamo una pausa durante la spiegazione affinché possiate domandare sulla chat se avete dei dubbi o dei commenti da fare. Poi si riprende, cerco di rispondere. Quando il settentrion del primo cielo, che né ocaso mai seppe né orto né d'altra nebbia che di colpa velo, e che faceva ciascuno a corto di suo dover, come il più basso face qual temon gira per venire a porto, fermo s'affisse, la gente verace venuta prima tra il grifone d'esso, al carro volse sé come a sua pace. E un di loro, quasi da ciel messo, veni sponsa del Libano cantando, gridò 3 volte e tutti gli altri appresso. Quali beati al novissimo bando sorgeran presto ognun di sua caverna, la revestita voce alleluiando, cotali sulla divina pasterna si levar 100 ad vocem tanti senis, ministri e messager di vita eterna. Tutti dicean Benedictus qui venis, e fiorgittando di sopra e d'intorno, manibus odate lilia plenus. Io vidi già nel cominciar del giorno la parte oriental tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno adorno, e la faccia del sol nascere ombrata, sicché per temperanza di vapori l'occhio la sostenea lunga fiata. Così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche salive ricadeva in giù dentro e di fuori, sovra candido vel, cinta d'oliva, donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. Lo spirito mio, che già cotanto tempo era stato che alla sua presenza non era di stupor tremando affranto, senza degli occhi aver più conoscenza, per occulta virtù che da lei mosse, d'antico amor sentì la gran potenza. Tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù che già m'avea trafitto, prima che io fuor di puerizia fosse, volsimi alla sinistra col respitto col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura o quando egli è afflitto, per dicere a Virgilio, men che dramma di sangue m'è rimaso che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio m'avea lasciati scemi, disse, Virgilio dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute vieni, né quantunque perdeo l'antica madre, valse alle guance nette di rugiade che, lagrimando, non tornasse a ratre. Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere anco, non piangere ancora, che piangerti conven per altra spada. Quasi ammiraglio che in poppa e implora vieni a veder la gente che ministra agli altri legni e a ben farli ancora. In sulla sponda del carro sinistra, quando mi volsi al suon del mio nome che di necessità qui si registra, vidi la donna che prima m'apparìo velata sotto l'angelica festa, drizzar gli occhi ver me di qua dal rio. Tutto che il vel che le scendea di testa, cerchiato delle fronde di Minerva, non la lasciasse parer manifesta, regalmente nell'atto ancor proterva, continuò come colui che dice, e il più caldo parlar dietro riserva. Guardaci bene, ben son Beatrice, come degnasti d'accedere al monte? Non sapei tu che qui è l'om felice? Gli occhi mi cadder giù nel chiaro fonte, ma veggendomi in esso i trasse all'erba, tanta vergogna mi gravò alla fronte. Così la madre al figlio par superba, com'ella parve a me, perché d'amaro sente il sapor della pietade acerba. Ella si tacque, gli angeli cantaro di subito, in te domine speravi, ma oltre pedes meos non passaro.
Sì, come neve tra le vive travi, per lo dosso d'Italia si congela, soffiata e stretta dagli venti schiavi, poi liquefatta in se stessa trapela, purché la terra che perde ombra spiri, sì che par fuoco fonder la candela. Così fu, senza lacrime e sospiri, anzi il cantar di quei che notan sempre, dietro alle note degli eterni giri. Ma poi ch'intesi nelle dolci tempre lor compatire a me, par che se detto avesser donna, perché sì lo stempre, lo gel che m'era intorno al cor ristretto, spirito e acqua fessi, e con angoscia della bocca e degli occhi uscì del petto. Ella pur ferma sulla detta coscia del carro stando, alle sostanze pie volse le sue parole così poscia. Voi vigilate nell'eterno die, sicché notte né sonno a voi non fura passo che faccia il secol per sue vie. Onde la mia risposta è con più cura che mi intenda colui che di là piagne, perché sia colpa e duol d'una misura. Non pur per ovra delle rote magne, che drizzan ciascun seme ad alcun fine, secondo che le stelle son compagne, ma per larghezza di grazie divine, che si alti vapori hanno lor piova, che nostre viste là non van vicine, questi fu tal nella sua vita nova, virtualmente, che ogni abito destro fatto avrebbe in lui mirabil prova. Ma tanto più maligno e più silvestro si fa il terreno col malseme non colto, quant'egli ha più di buon vigor terrestro. Alcun tempo il sostenni col mio volto, mostrando gli occhi giovanetti a lui, meco il menave in dritta parte volto. Sittosto, come in sulla soglia fui di mia seconda etate e mutai vita, questi si tolse a me e diessi altrui. Quando di carne a spirito era salita e bellezza e virtù cresciuta m'era, fui io a lui men cara e men gradita. E volse i passi suoi per via non vera, immagini di ben seguendo false, che nulla promission rendono intera. Nell'impetrare ispirazioni valse, con le quali e in sogno e altrimenti lo rivocai, se poco a lui le calse. Tanto giù cadde, che tutti argomenti alla salute sua eran già corti, fuor che mostravi le perdute genti. Per questo visitai l'uscio di morti e a colui che l'ha quassù condotto gli preghi miei, piangendo, furon porti. Alto fato di Dio sarebbe rotto se l'ete si passasse e tal vivanda fosse gustata senza alcuno scotto di pentimento e lagrime spatte. Allora, forse ricorderete che nel canto che abbiamo letto la settimana scorsa, il canto 29esimo, narra come Dante, ancora da questa parte del fiume Leteo, vede dall'altra parte una processione guidata da sette candelabri che vanno dipingendo l'aria, che rappresentano i sette doni dello spirito. 24 anziani che rappresentano i libri dell'Antico Testamento, poi altri personaggi che succedono, un carro che rappresenta la Chiesa guidato dal grifone che simboleggia Cristo nella sua doppia natura, umana e divina. E che quando dietro loro, dicevo, altri personaggi che simboleggiano le diverse parti del Nuovo Testamento, e che quando il carro si era fermato, diciamo, era arrivato all'altezza dove dall'altra parte del fiume è Dante, si ferma lì e tutta la processione si ferma. Vi ho ricordato così molto velocemente il significato simbolico di questa processione, che simboleggia la storia, diciamo, universale, con la storia dell'uomo al centro e la storia della Chiesa che avrà luogo nei prossimi canti, rappresentato dal carro,
perché questo canto, trentesimo, si apre solennemente facendo riferimento appunto a questi sette candelabri che sono, diciamo, il soggetto del verso settimo, Fermo s'affisse, ma che viene nominato come, sì, diciamo, attraverso una metafora che lo rende, diciamo, sette stelle dell'Empireo, cioè siccome il candelabro rappresenta i sette doni dello spirito, Dante fa un paragone con la Ursa Maggiore che ha appunto per le sue sette grandi stelle, Septentriones, viene chiamato l'emisfero. Appunto, del nord, il cielo cui Dante è abituato. Qui ora, per parlare del candelabro, Dante si serve della metafora appunto dell'orsa maggiore, ma non l'orsa che si vede fisicamente nel cielo, bensì queste stelle, in metafora, che sono i doni dello spirito che sono nel cielo empireo. Allora, tutti i primi sei versi significano il candelabro, o i sette candelabri o le sette candele, no? Abbiamo detto che ci sono diverse interpretazioni di questo, però vengono dette così in un modo molto solenne. Quando il settentrion del primo cielo, cioè quando l'orsa maggiore del cielo empireo, che non è un cielo fisico, ma che è il vero paradiso, perciò poi si aggiunge che non conobbe mai né inizio né fine, cioè né occaso né orto, né, diciamo, né l'uscita del sole nel suo porsi, perché è eterno, né d'altra nebbia che di colpa velo, né nessuna nebbia che non sia provocata dalla colpa. Qui vi ricordate la settimana scorsa, quando Dante cammina, vede queste bellezze nel giardino dell'Eden, rimprovera il peccato di Eva che non ammise di essere sotto alcun velo, no? Si ricorda la colpa appunto attraverso la stessa parola velo, qui al verso terzo, e che faceva lì ciascuno accorto di suo dover e che lì nel paradiso terrestre indicava il ritmo che ognuno doveva seguire, come il più basso, cioè l'orsa minore, face qualche mongira per venire a porto, come guida l'orsa minore i naviganti nell'emisfero nord, fermo s'affisse, cioè quando il candelabro nominato attraverso questa metafora delle sette stelle dell'Empireo si fermò, la gente verace, cioè gli anziani che sono dietro, venuta prima tra il grifone d'esso, cioè che tra il grifone che veniva dietro e il candelabro erano apparsi come primi personaggi, appunto i 24 anziani, al carro volse sé come a sua pace. Cioè, quando si fermò il candelabro, questa gente, cioè gli anziani che rappresentano i libri dell'Antico Testamento, si volgono verso il carro, e cioè verso il grifone, in realtà, che è quello che sta trascinando il carro, come chi si volge alla propria pace, in uno sguardo simbolico di questi libri, diciamo, dell'Antico Testamento che annunciavano la venuta del Messia, si volgono al grifone che rappresenta Cristo come alla pace che loro stavano aspettando. E un di loro, cioè uno di questi anziani che rappresentano i libri dell'Antico Testamento, quasi da ciel messo, cioè quasi come inviato dal cielo, veni sponsa de Libano cantando, gridò tre volte e tutti gli altri appresso.
c'è l'anziano che chiaramente rappresenta il cantico dei cantici, grida cantando 3 volte questo versicolo appunto del Cantico dei Cantici che secondo l'interpretazione cristiana significa l'annuncio della venuta della sapienza divina, che è quello che rappresenta appunto la sposa in questo libro biblico. E quindi in questo fermarsi della processione, il Cantico dei Cantici sta annunciando l'arrivo della teologia, e cioè della scienza, della sapienza divina rivelata agli umani. E dopo aver cantato questo versicolo 3 volte, tutti gli altri anziani si uniscono al canto. E quindi Dante chiaramente è lì che attende, diciamo, un evento nuovo che questi stanno annunciando. E al verso 13, quali i beati al nuovissimo bando sorgeran presti ognuno di sua caverna la revestita voce alleluiando, cotali sulla divina basterna si levar cento ad voce in tanti senis, ministri e messaggeri di vita eterna. Allora, qui appaiono molti angeli nominati attraverso, diciamo, indicati attraverso questo numero 100, che chiaramente non è preciso, bensì dall'idea di una moltitudine, che emergono da, diciamo, dal carro che rappresenta la Chiesa, come dice Dante all'inizio di questi versi che abbiamo appena letto, come i beati, cioè i salvati, nell'ultimo giudizio, nel giudizio finale, sorgeranno, cioè emergeranno presti, ognuno dalla propria tomba, alleluiando la voce, cioè con la voce rivestita di organi corporei, cantando alleluia, nello stesso modo sulla basterna divina, cioè sul carro che simboleggia la Chiesa, si elevarono 100 ministri e messaggeri di vita eterna, cioè angeli, dietro la voce di questo anziano di tanti senis. E anche gli angeli, appunto, al verso 19, si aggiungono con parole, tutti dicean, benedictus qui venis, e fior gittando di sopra e d'intorno, manibus o date lilia plenis. Allora, il canto di questi angeli che pronunciano queste parole lanciando fiori fuori e dentro il carro, sono parole di una audacia da parte di Dante notevole, anche in un libro di notevole audacia in genere. Perché quello che viene citato al verso 19, che è in voce agli angeli, è diciamo un versicolo del Vangelo che c'è anche in Matteo e in Giovanni, in cui Dante cambia la persona del verbo. In realtà, diciamo, nella Vulgata che leggeva Dante, questo era in terza persona perché appunto annunciava l'arrivo di Cristo ed era appunto Benedictus qui venit, no venis, che sarebbe seconda persona, in nomine Domini, cioè nel nome del Signore. E quindi anche qua, diciamo, come venis sponsa de Libano, ma ormai, diciamo, attraverso di una citazione neotestamentaria, si sta ricevendo qualcuno con una citazione biblica, che però al verso 21 viene messa audacemente in contiguità e in rima con parole dell'Eneide, perché questo verso 21, che vuol dire lanciate fiori con le mani piene, a mani piene,
sono parole che Anchise, il padre di Enea, diciamo, offre a Marcello, che è un, diciamo, discendente, della famiglia di Augusto, morto molto giovane. Quindi sono parole del solito libro sesto dell'Eneide che Dante cita così profusamente sia, diciamo, all'inizio dell'Inferno che appunto in questi canti dove non casualmente Virgilio sta per scomparire. E quindi interessante come gli angeli, chiaramente angeli cristiani, che tra l'altro stanno lanciando fiori da dentro il carro della chiesa per annunciare un arrivo eccezionale, uniscono parole virgiliane con quelle del Cantico dei Cantici e dei Vangeli. E adesso al verso 22 Dante fa un paragone tra una situazione del cielo che lui aveva già visto in terra e come vedrà quello che sta per descrivere. Quindi inizia al verso 22. Io vidi già nel cominciar del giorno la parte oriental tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno adorno. Cioè io avevo già visto, si capisce nel mondo, all'alba, all'inizio del giorno, la parte orientale, cioè da dove sta uscendo il sole, tutta rosata, e il resto del cielo sereno e adornato dalle stelle, e la faccia del sol nascere ombrata, è la faccia del sole che nasce adombrata, cioè filtrata rispetto della visione umana, sicché per temperanza di vapori l'occhio la sostenea lunga fiata, in modo che, grazie ai vapori umidi che temperano la intensità della luce, l'occhio poteva sostenere per lungo tempo lo sguardo. Quindi Dante sta ricordando una situazione del giorno in cui il sole sta nascendo con, diciamo, dei vapori che filtrano la sua luce e che quindi l'occhio umano può vederlo, insomma, più a lungo. Vi ricordate, abbiamo detto tante volte che il sole, esplicitamente nel convivio, è detto simbolo perfetto di Dio e che fin dal primo canto della commedia accuratamente è messo come tale, no? Perché quando Dante sta uscendo dalla selva oscura, ciò che rinnova le speranze di recuperare la strada del bene è appunto il fatto che il monte è illuminato dal sole, vero? E quindi questo che Dante qui sta paragonando con un sole eccezionalmente visibile dall'occhio umano, come ora vedremo, riguarda una entità di sapienza, visto che è stato annunciato appunto attraverso del Cantico dei Cantici che sta per venire la sposa, che però rende visibile agli uomini la divinità. E quindi al verso 28, come secondo termine, la sola cosa che sta succedendo lì, no? Perché l'altro è stato un ricordo di un'immagine del cielo nel mondo. Al verso 28, così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù dentro e di fuori, sovra candido vel, cinta d'uliva, donna m'apparve, sotto verde manto vestita di color di fiamma viva. Allora, così, con la stessa immagine di un sole straordinariamente visibile dagli umani perché velato, dentro una nuvola di fiori che saliva dalle mani degli angeli e tornava a cadere in giù dentro e fuori il carro, cinta di ulivo sopra un velo candido, quindi l'ulivo è appunto, come si dirà più avanti esplicitamente, simbolo della sapienza.
velata, no, da un velo bianco, mi apparve una donna, dice Dante, che è sempre dall'altra parte del fiume, sotto un verde manto, vestita di rosso, del color di fiamma viva. E quindi qui, come ci è stato annunciato fin dall'inizio del libro, è arrivata finalmente Beatrice, che Dante vede vestita come la vedeva vestita anche a Firenze quando era ancora viva, dove anche là, diciamo, i colori del vestito avevano un senso simbolico che qua chiaramente è ineludibile. Sono infatti i tre stessi colori che abbiamo visto la settimana scorsa nelle ninfe che danzano accanto a una delle ruote del carro, che abbiamo decodificato come le tre virtù teologali. Non a caso, una, vi ricordate, era rossa, una bianca, una verde, che sono di nuovo i tre colori che vestono Beatrice, che è simbolo della teologia. Chiaramente il bianco è la fede, il verde la speranza e il rosso è la carità. E quindi Dante, che sono 10 anni che non la vede, perché Beatrice era morta nel 1290 e questo viaggio lo sta facendo, come sappiamo, nel 1300, si commuove. E per descrivere la propria commozione ricorre a parole molto simili, alcune proprio esatte, alle quali era appunto ricorso quando scriveva La Vita Nuova per descrivere l'effetto sconvolgente che provocava la visione di Beatrice in lui, bambino e ragazzo. Quindi al verso 34, lo spirito mio che già cotanto tempo era stato, che alla sua presenza non era di stupor tremando affranto, senza degli occhi aver più conoscenza, per occulta virtù che da lei mosse, d'antico amor sentì la gran potenza. Cioè il mio spirito, che era già stato così tanto tempo. Vedete come le enjambement tra cotanto e tempo ci fa sentire proprio l'attesa della mancanza di Beatrice nel Dante vivo. Il mio spirito, che già così tanto tempo era stato senza che davanti alla sua presenza tremasse affranto di stupore. Vedete anche l'allitterazione del verso 36 che ci fa sentire quasi il tremore di Dante davanti a lei, senza avere una conoscenza diretta dagli occhi, perché Beatrice è, ripeto, velata dalla nuvola di fiori dentro la quale è scesa nel carro e dal velo che gli copre il viso, ma e poi Dante la sta vedendo dall'altra parte del fiume, nonostante questa conoscenza velata, indiretta che Dante ne sta avendo, per una virtù occulta che si mosse da lei, cioè dico, in conseguenza di una potenza che lei ha in Dante, d'antico amor sentì la gran potenza. Cioè Dante sente con la stessa intensità, l'amore antico che aveva caratterizzato il suo rapporto con Beatrice in vita. E quindi Dante chiaramente qui prova un'emozione non del tutto positiva, cioè uno sbalordimento di fronte alla capacità che ha tuttora Beatrice su di lui, nonostante lui si senta già libero, maturo e del tutto, insomma, privo dalle influenze delle passioni. Vi ricordate che poco fa
Virgilio l'ha dichiarato padrone di se stesso, vero? E quindi Dante, che sta da un po', passeggiando nell'Eden con una maturità appena acquisita, una, insomma, sicurezza e una serenità inedite, di nuovo sente questo potere sconvolgente dell'amore di Beatrice, che nella vita nuova gli provocava praticamente gli svenimenti. Cioè, se voi, forse sarebbe un bell'esercizio andare a leggere La vita nuova dopo questo canto, perché appunto lì si descrivono gli incontri con Beatrice, cioè proprio lo sguardo, il sorriso di Beatrice, come provocano effetti fisici devastanti in Dante, che perde la capacità di parola, a volte gli amici lo debbono proprio sostenere, condurre loro a casa, vero? E quindi di nuovo sente questa potenza dell'amore antico e quindi al verso 40, tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù che già m'avea trafitto prima che io fuor di puerizia fosse, volsimi alla sinistra col respinto col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura o quando egli è afflitto, per dicere a Virgilio: men che dramma di sangue m'è rimaso che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. Allora, non appena, dice Dante, mi colpì, mi percosse nella vista la profonda virtù che già mi aveva ferito prima che io fossi uscito dall'infanzia, dalla puerizia. Vi ricordate che nella Vita Nuova Dante racconta di aver conosciuto Beatrice quando entrambi avevano 9 anni e che lì lei lo colpì così fortemente. Quindi non appena io, dice Dante, lì nel paradiso terrestre, sentii lo stesso colpo che mi aveva già ferito quando avevo 9 anni, mi volsi alla sinistra con l'ansia con la quale un bambino piccolo corre alla mamma quando ha paura o quando qualcosa lo affligge, per dire a Virgilio: non mi è rimasto nemmeno un goccio di sangue che non tremi, riconosco i segni dell'antica fiamma. Questo verso 48, che è l'ultimo che Dante voleva rivolgere a Virgilio, è non casualmente una citazione virgiliana, tratta dal libro quarto dell'Eneide, in cui Virgilio narra come Didone, essendosi innamorata di Enea, già vedova, no? Di Sicheo, confessa a sua sorella Anna che riconosce i segni della passione antica, e cioè l'amore che aveva provato per il marito morto, adesso lo riprova per Enea. Quindi, è come se Dante in questa situazione di, diciamo, di fragilità psichica ricorresse a Virgilio con parole di Virgilio, come dicendo: tu lo sai benissimo quello che provo perché l'hai messo in bocca a Didone nell'Eneide. E vi ricordate che è la terza volta che Dante, da quando Virgilio gli ha annunciato che non avrebbe più parlato a lui, si è poi girato per incrociare lo sguardo con il maestro. Prima, vi ricordate, viene narrato alla fine del canto 28esimo, quando Matelda stabilisce questo parallelismo tra l'età dell'oro e l'Eden. Dante in quel momento si gira e guarda Virgilio e Stazio, e Virgilio risponde con uno sguardo, con un sorriso, vero? Poi, nel canto che abbiamo letto la settimana scorsa, vedendo l'aria dipinta da questi candelieri, sbalordito da questa bellezza, anche lì Dante si era girato per vedere come Virgilio reagiva davanti a tanto a questo cielo colorato, e anche lì Virgilio, con uno sguardo pieno di stupore, aveva risposto a Dante.
qui per la terza volta Dante si gira in questo caso, dice lui stesso, come un bambino che corre alla mamma. E quindi con una sorta di regressione, lui che è stato dichiarato, insomma, padrone di se stesso, libero, si sente come un bambino che ha bisogno della mamma, e questa volta, come avrete sentito, Virgilio non c'è. Quindi al verso 49, ma Virgilio n'avea lasciati scemi, disse Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute vieni. Cioè Dante si è girato nel momento in cui crede di averne bisogno urgentemente, ma Virgilio ci aveva lasciati vuoti di sé. Questa N apostrofo del verso 49, questo ne che nell'italiano antico è un noi, no? Aveva lasciato vuoti noi, chiaramente ha come referente Dante stesso e Stazio, che è lì, ma credo sia inevitabile percepirlo noi lettori come un noi che ci include, vero? Perché Virgilio ha lasciato noi lettori anche senza di sé. Virgilio, dolcissimo padre, vedete come qui a Virgilio viene assegnata una sua funzione che è abbastanza ricorrente negli epiteti che Dante gli riserva in tutta l'opera, che è quella di padre, e che chiaramente si oppone, diciamo, alla mamma che Dante si stava aspettando. Cioè, se Virgilio è scomparso è perché Dante non ne aveva più bisogno. Era una sua impressione di essere un bambino che aveva bisogno della consolazione materna, ma Virgilio, che è un padre, dolcissimo, era scomparso, e Dante lo nomina tre volte al verso 51, Virgilio a cui per mia salute diemi. Cioè Virgilio al quale io mi abbandonai per la mia salvezza. Vi ricordate che nel secondo canto dell'Inferno, dopo che Dante ha avuto questa crisi secondo cui non sarebbe stato all'altezza del viaggio, e Virgilio lo rassicura sul fatto che questa sua andata all'aldilà è provvidenziale, che è stata Beatrice a chiamarlo, e Dante allora recupera le forze e torna nel primo proposito di inseguire Virgilio nell'aldilà. Poi gli dice che si è, insomma, si è convinto di fare il viaggio, e gli dice: or va che un sol volere ed ambedua, tu duca, tu signore e tu maestro. Cioè, ora puoi andare, perché Dante sta dicendo la mia volontà coincide con la tua. Cioè Dante si è reso conto che la volontà di Virgilio è guidata da Dio, e che quindi lui si può abbandonare a questa per il proprio bene, può darsi a Virgilio per la sua salvezza, come dice qua al verso 51. Se, come credono alcuni, Dante conosceva le georgiche, che non si sa di preciso, come invece di altre opere che Dante cita, opere virgiliane che Dante cita indubbiamente, chi crede che conoscesse anche le georgiche non può che ricordare, dalla posizione che il nome Virgilio ha nei versi 49 a 51, l'episodio di Orfeo che persa per sempre Euridice la nomina tre volte quando lei scompare. Ed effettivamente è una situazione analoga, perché Virgilio Dante non lo vedrà più, perché Virgilio è tornato all'inferno, mentre lui, come sappiamo fin dall'inizio del libro, è destinato alla salvezza. E quindi Dante, che ha speso gli ultimi due canti a descrivere le bellezze dell'Eden,
Qua non puoi evitare, anche essendo in mezzo a questo giardino meraviglioso che rappresenta la felicità, non puoi evitare di piangere perché Virgilio se n'è andato. Quindi al verso 52, né quantunque perdeo l'antica madre, valse alle guance nette di rugiada che lagrimando non tornassero atre. Cioè, è tutto quello che perse Eva, l'antica madre cui tradizionalmente si attribuisce il peccato originale, quindi e nemmeno tutti i piaceri del paradiso terrestre sono state sufficienti perché le guance che erano pulite dalla rugiada, lacrimando, si sporcassero di nuovo. E Dante non a caso ricorda qua la pulizia del suo viso dalla rugiada, che è stato il primo rituale che Virgilio fece per lui all'inizio della salita purgatoriale. Vi ricordate che nel primo canto del Purgatorio Catone aveva indicato a Virgilio di lavargli il viso, di lavare il viso di Dante, affinché fosse pulito da ogni macchia dell'inferno quando avrebbe incontrato il primo angelo, vero? Quindi Dante, che aveva pianto chiaramente nell'inferno, sporcandosi il viso, e che poi aveva recuperato il colore del proprio viso grazie al lavaggio di Virgilio, ora di nuovo si macchia di lacrime dall'assenza del maestro e amico che non vedrà più, e probabilmente anche in gratitudine commossa per tutti quelli che prepararono la salvezza cristiana, perché Virgilio, come sapete, tra gli altri innumerevoli valori che ha come personaggio veramente proprio nostro, e anche questa sorta di profeta pagano che, cantando l'impero d'Augusto nell'Eneide, preparò l'avvento di Cristo, come appunto nella visione di Dante l'impero prepara il mondo per l'incarnazione. E quindi il pianto di Dante qui è probabilmente un pianto, sì, che a livello letterale è perfettamente giustificabile dal rapporto stupendo che hanno loro due e di tutto quello che Virgilio personalmente ha fatto per la sua salvezza, ma è probabilmente anche simbolicamente il canto dell'umanità chiamata alla redenzione per tutti quelli che dovettero morire preparando il mondo per questa salvezza. E non a caso, proprio in questo stato di commozione, Dante per la sola volta in tutto il libro si sente nominare per il proprio nome. Al verso 55, Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere ancora, che pianger ti conven per altra spada. Ecco le prime parole che pronuncia Beatrice nel libro, delle tantissime che pronuncerà, e che cominciano non a caso, dicevo, con il nome di Dante, facendo capire che è proprio davanti a lei che lui si definisce come individuo, ma lei, lungi dal riceverlo amorevolmente, con un abbraccio, la primissima cosa che fa è rimproverare a Dante il fatto che stia piangendo per Virgilio e non per la spada del proprio peccato, che io, come ora vedremo, lei lo spingerà a confessare. Quindi lei gli dice: non piangere perché Virgilio se ne sta andando, non piangere ancora. Io ti dico perché devi piangere, cioè devi piangere per ben altre cose, per un'altra spada. Appunto questa metafora della spada, che tornerà di seguito in tutto il discorso
di Beatrice sia in questo canto che nel trentunesimo, era quello a cui mi riferivo la settimana scorsa quando commentavo il significato che acquista di fronte alla venuta di Beatrice il fatto che Dante davanti alla spada delle epistole paoline abbia sentito timore. Vi ricordate che lui aveva visto due personaggi nella processione, uno vestito come medico, l'altro con il valore opposto, con la spada, e Dante diceva che anche al di là del fiume lo faceva sentire timore la spada. E io avevo commentato che questo probabilmente, in vista del significato simbolico che la spada avrebbe acquistato anche in questo episodio in cui la vicenda individuale di Dante è centrale, sembra di suggerire che a Dante fa paura questa spada perché ha ancora del peccato dentro che deve essere tirato fuori dal filo. E quindi al verso 58 il Dante scrittore, che chiaramente è già tornato dal viaggio e ha già capito la funzione rituale che svolge Beatrice in questo suo primo incontro con lui, attraverso un paragone ci fa capire l'obiettivo di Beatrice qua. Quasi ammiraglio che in poppa e in prora viene a vedere la gente che ministra per gli altri legni e a ben farli ancora, cioè quasi come un ammiraglio che cammina da una parte all'altra della nave per vedere la gente che ministra, cioè sulla quale governa negli altri legni, nelle altre barche, e li incora a fare il bene. Cioè l'incoraggia a fare il bene, questo è importantissimo. Cioè, il Dante personaggio probabilmente no, ma il Dante scrittore che propone questa similitudine ha capito che l'obiettivo di Beatrice è incoraggiarlo a fare il bene. Perciò dice nello stesso modo, al verso 61, in sulla sponda del carro sinistra, cioè sulla parte sinistra del carro, quando mi volsi al suon del mio nome che di necessità qui si registra, vidi la donna che prima mi appariva velata sotto l'angelica festa, drizzar gli occhi vermelli qua dal rino. Cioè, lei nella parte sinistra del carro, Dante dice, la vidi quando io mi rivolsi al suono del mio nome, perché Dante probabilmente prima è capochino, sta piangendo per l'assenza di Virgilio, ma immediatamente sente Dante perché Virgilio se ne va, allora rivolge lo sguardo al di là del fiume e vede che lei, che prima era apparsa sotto la festa angelica di fiori, sta indirizzando lo sguardo verso di lui da questa parte del fiume. E dopo aver detto il nome mio al verso 62, Dante fa un inciso importante perché dice il nome mio che di necessità qui si registra, cioè che io per forza devo registrare. Perché chiarisce questo Dante? Perché, come lui stesso ha detto nel convivio, non è di buon gusto nei libri parlare di sé. Ma in questo caso, siccome il proprio nome appare in un contesto vergognoso, perché Dante qui come vocativo fa parte di un rimprovero forte di Beatrice. Io ti dico di che cosa devi piangere. E quel di che cosa sono i peccati gravissimi in cui Dante cadde. E quindi Dante dice: per forza devo, per aumentare la mia vergogna, mettere il mio nome qua. Ecco, non ci siano dubbi che sì, sono io, sono Dante Alighieri, quello che era caduto così basso, come ora appunto dirà Beatrice. Allora, al verso 67,
Tutto che il vel che le scendea di testa, cerchiato delle fronde di Minerva, non la lasciasse parer manifesta, regalmente nell'atto ancor proterva, continuò come colui che dice, è il più caldo parlar dietro riserva. Allora, nonostante il velo che discendeva dalla testa, che era cerchiato dall'olivo, appunto, dalle fronde di Minerva, dea appunto della sapienza, nonostante questo velo non la ma lasciasse apparire manifesta, nell'atto regale come regina ancora proterva, con una sorta di superbia chiaramente positiva, perché è il ruolo che lei sta svolgendo nei confronti di Dante, continuò come chi sta parlando e riserva la parte più importante del discorso, cioè il più caldo, per dietro, cioè per dire come ultima cosa. Questo è importante perché, come vedremo nel lungo discorso che tra un po' farà Beatrice, la cosa più importante è appunto l'ultimo che lei pronuncia. E bisogna tenerne conto, altrimenti noi, diciamo, corriamo il rischio di attribuire a Beatrice un'antipatia del tutto, insomma, personale. Mentre invece, come si capisce alla fine di questo canto, e come ha capito il Dante scrittore, e perciò ha messo questo paragone con l'ammiraglio, Beatrice è tenuta a confrontare Dante con il proprio peccato. Lo deve fare perché è legge divina che tutti volino in paradiso essendosi confessati. Allora, al verso 73, guardaci ben son Beatrice, come degnasti d'accedere al monte? Non sapei tu che qui è l'uom felice? Allora, Dante la sta guardando dall'altra parte del fiume e lei gli dice: guarda, guarda bene, sono io, sono Beatrice. E questi due versi, 74 e 75, hanno due diverse interpretazioni. Secondo alcuni, Beatrice gli sta dicendo seriamente: come hai osato salire il monte del Purgatorio nelle condizioni in cui eri? Non sapevi che qui, cioè al paradiso terrestre, si raggiunge la felicità? Secondo questa interpretazione, Beatrice seriamente sta rimproverando a Dante il fatto di essersi permesso di accedere a un luogo dove di regola si accede dopo il pentimento. E Dante quindi non è in condizioni di essere lì. Secondo altri, invece, le parole di Beatrice sono sarcastiche e quindi il tono sarebbe: come degnasti ad accedere al monte? Non sapevi tu che qui è l'uom felice? Cioè, secondo questa seconda interpretazione, Dante, diciamo, sarebbe preso in giro da Beatrice, che gli sta invece rimproverando tutto quello che ci ha messo per inseguirla. E quindi, secondo questa interpretazione, Dante, diciamo, Beatrice starebbe rimproverando a Dante il fatto che ci ha messo ben 10 anni, insomma, a seguire simbolicamente la felicità che cui lei lo conduceva anche dopo la morte, come si dirà dopo. E quindi gli starebbe dicendo: ah, finalmente, ti sei degnato a venire. Non sapevi che qui c'era la felicità? Ci voleva tanto per inseguirmi? Quindi il significato è diverso a seconda dell'interpretazione. Sia quale sia l'intenzione pragmatica di Beatrice, Dante non può sopportare queste parole dalla donna amata. E quindi, al verso 76, gli occhi mi cadder giù nel chiaro fonte, ma veggendomi in esso intrassi all'erba, tanta vergogna mi gravò la fronte. Allora Dante dice che
non tollerando questa visione di Beatrice, questo rimprovero, abbassa lo sguardo e lo sguardo gli cade sulla superficie che funziona perfettamente come specchio dell'Eteo. Ma vedendo il suo viso su queste acque limpide, sposta gli occhi verso l'erba dalla vergogna che gli pesa nella fronte. Questo è molto interessante perché vuol dire che prima della confessione che ora, diciamo, Beatrice cercherà di estrarre da lui, Dante non è in condizioni di sopportare la propria immagine. E questa, diciamo, questa qualità che hanno le acque dell'Eteo di funzionare come specchio sembra significativa in rapporto con la funzione stessa che hanno queste acque, che come ricorderete è quella di far dimenticare i peccati commessi. Quindi è evidente, nel caso di Dante, questo è straordinario perché Dante, a differenza di tutti quelli che arrivano lì, non si è pentito, non ha chiesto perdono, non ha pregato, non si è confessato. Ma nel resto delle anime, in quelle diciamo che fanno il percorso solito del purgatorio, quindi della pulizia progressiva dell'anima, è evidente che prima di bere dalle acque dell'oblio si guardano del tutto sull'acqua e possono tollerare il proprio sguardo perché ormai sono nello stato di purezza che gli permetterà di andare in paradiso. Ma il fatto che Dante non lo sopporti è significativo della sua ancora, diciamo, condizione immatura per bere da queste acque. E al verso 79 di nuovo riprende, questa volta il Dante scrittore, l'immagine della mamma con la quale, diciamo, aveva descritto il suo atteggiamento nei confronti di Virgilio, ma che ora chiaramente è slittato verso Beatrice. E quindi in questa immagine Dante dice: così la madre al figlio par superba come ella parve a me, perché d'amaro sente il sapor della pietà di acerba. Allora, così la madre sembra superba, rigida al figlio come ella parve a me. Però Dante sta, diciamo, ormai il Dante scrittore sta riconoscendo che è parte della sua immaturità quella di percepire come cattiva, rigida Beatrice, perché sentiva amaro il sapore della pietà ancora acerba, non del tutto maturata in lui. Allora, visto che al verso 82 inizia un nuovo episodio, vi suggerisco di fare la pausa ora, durante la quale siete invitati, come al solito, a inviare i vostri commenti alla chat. Ci vediamo allora tra 5 minuti. Prendiamo la lettura. Vedo un attimo che sulla chat ci sono due domande. Che funzione si dà alla colpa nella commedia e al pentimento? Dunque, la colpa non come sentimento o come, non so. Canela, se intendevi come sentimento di colpa o come peccato. Come sentimento? Beh, in realtà, diciamo, Dante non, di solito non si riferisce al sentimento di colpa, tranne che, se ricordo bene, in due momenti dell'inferno, quando prima nel canto decimo, quando si sente in colpa per aver indotto Cavalcante di Cavalcanti attraverso un uso verbale a capire che il figlio era morto,
Poi dice a Farinata, io come di colpa compunto gli dissi, avvisalo che il figlio è vivo. E poi quando nella bolgia dei seminatori di scandalo e di scisma vede un suo parente che non è stato vendicato, la cui morte non è stata vendicata e quindi rimane come sentendosi in colpa legato animicamente a questo incontro, e Virgilio lì lo invita esplicitamente a dimenticare questa cosa e andare avanti. Ma direi che il sentimento di colpa, come lo conosciamo noi modernamente, non sembra di aver luogo nella commedia. Sì, certamente come pentimento, cioè come riconoscimento del fatto che si è scelto il male e come immediata volontà di recuperare la via del bene. Questo sì è davvero essenziale nella commedia ed è quello che appunto divide eternamente le acque tra i sommersi e i salvati, cioè tra quelli che sono nell'inferno, che appunto anche avendo molti di loro delle qualità stimabili, non si sono pentiti appunto almeno di un peccato commesso, e i salvati, cioè i personaggi che abbiamo visto nel Purgatorio e vedremo nel Paradiso, radunati appunto dal pentimento, cioè dal fatto che a un certo punto, anche in alcuni casi, come abbiamo visto leggendo i primi canti in extremis, hanno riconosciuto il peccato in sé e se ne sono allontanati attraverso il pentimento. Quindi lì direi che il pentimento, in questo senso, capire la propria colpa è fondamentale perché cambia il destino eterno delle anime. Va bene, spero di aver risposto. Bene, se non ci sono altri dubbi andiamo avanti nella lettura. Andiamo al verso 82. Quello che è capitato finora, è detto diciamo in parole povere, è che Beatrice ha fatto questa domanda a Dante, non sappiamo se in tono ironico o serio, ma che diceva: come mai sei qua? E Dante non ha risposto, ha abbassato lo sguardo, non ha sopportato la propria immagine sulle acque dell'Eteo, quindi sta guardando verso l'erba con la sensazione dovuta alla propria immaturità che Beatrice si stia comportando come una madre rigida. E allora al verso 82 ella si tacque. E gli angeli cantaro di subito: in te Domine speravi, ma oltre pedes meos non passaro. Cioè Beatrice tacque come in attesa della risposta di Dante, e gli angeli si misero a cantare subito l'inizio del Salmo 30, che vuol dire che è come una sorta di risposta. E la risposta che Dante non sta dando la danno a nome suo gli angeli. Dicendo queste parole che vogliono dire: ho messo la speranza in te, Signore, cioè perciò sono arrivato qui, sarebbe. Ma non andarono oltre il versicolo 9, Fedes meo, perché poi nel Salmo si parla di cose che non riguardano la condizione di Dante. E gli angeli qui è come se stessero prendendo le difese di Dante, che non può rispondere, come dicendo: perché avevo fede in te, Signore, che chiaramente il vocativo riguarda Dio, ma di cui Beatrice è un mezzo, no? Per arrivarci. Ed è ovvio comunque che, essendo Beatrice una donna santa, salvata, ed essendo gli angeli dello stesso empireo cui appartiene lei, non ci possono essere disaccordi tra Beatrice e gli angeli,
Ma chiaramente Dante è talmente impietrito dentro che Beatrice e gli angeli debbono fare questa sorta di messa in scena nella quale lei fa la rigida e gli angeli fanno i compassivi per smuovere Dante da questa sua impossibilità di rispondere. E infatti questa specie di messa in scena del buono e il cattivo, mentre invece chiaramente sono esattamente concordi, le volontà degli angeli e di Beatrice, riesce a smuovere Dante e attraverso un'immagine davvero bellissima ed efficacissima, Dante ci dice come prima era rigido di fronte all'accusa di Beatrice. E poi si scioglie quando capisce che gli angeli lo stanno compatendo. Quindi leggiamo questa stupenda similitudine, verso 85. Siccome neve tra le vive travi per lo dosso d'Italia si congela, soffiata e stretta dagli venti schiavi, poi liquefatta in se stessa trapela, purché la terra che perde ombra spiri, sì che par fuoco fonder la candela, così fui senza lagrime e sospiri, anzi il cantar di quei che notan sempre dietro alle note degli eterni giri. Ma poi che intesi nelle dolci tempre lor compatire a me, par che se detto avesser donna, perché sì lo stempre, lo gel che m'era intorno al cuor ristretto, spirito e acqua fessi, e con angoscia della bocca e degli occhi uscì del petto. È stupenda questa immagine perché è dinamica, no? Dice così come tra i boschi le vive travi sarebbero i rami, per lo dosso d'Italia si congela, cioè come la neve si congela tra gli alberi nella schiena dell'Italia, cioè nei monti, nella montagna, soffiata questa neve e stretta, tenuta ferma dai venti del nord, dai venti slavi, poi invece liquefatta, cioè sciogliendosi, in se stessa trapela, comincia a gocciolare dentro se stessa. Purché la terra che perde ombra spiri, sì che par fuoco fonder la candela, non appena l'Africa, la terra che perde ombra spiri, il vento del sud là, che è quello caldo, appunto, il vento africano comincia a soffiare e quindi la neve sulle montagne comincia a sciogliersi. In modo che, guardate come mette una similitudine dentro la similitudine, che sembra il fuoco, questo vento sembra fuoco che fonde, scioglie la candela, così verso 91, nello stesso modo, io stetti senza lacrime né sospiri prima del canto degli angeli. Qui nominati attraverso la perifrasi quelli che notano sempre dietro alle note degli eterni giri, cioè quelli che cantano sempre seguendo la musica delle sfere. Ma, cioè Dante dice, prima che cantassero gli angeli, io ero dentro come neve stretta che non può sciogliersi. Ma poi che intesi, ma una volta che udì, nelle dolci tempre lor compatire a me, cioè una volta che udì nelle dolci parole, no? Musicate, appunto questo canto in te Domine sperare, no? Che mi compativano, che sembrava che avessero detto donna, perché lo stai distruggendo così? Il ghiaccio che mi era attorno stretto al cuore, si fece spirito e acqua, quindi sospiri e lacrime, e con angoscia uscì dal petto e dalla bocca, scusate, uscì del petto attraverso la bocca e gli occhi.
Questa angoscia del verso 98 è una parola davvero scelta con magistralità, no? Perché sapete che la parola angoscia è l'esito naturale della parola angustia, no? Hanno entrambe la stessa base latina, e qui si vede proprio l'unione tra entrambi i significati, perché evidentemente il petto di Dante era chiuso, e quindi il passaggio delle lacrime, dei sospiri, era diventato angusto, stretto, e loro si sentiva in petto questa angoscia che solo riescono a sciogliere gli angeli mettendosi dalla sua parte. Questo è veramente implica un'osservazione proprio della psiche umana interessantissima, no? Perché capita appunto che ci si possa sciogliere per la propria compassione quando qualcuno ci fa vedere quanto siamo messi male, no? E quindi Dante è duro prima di fronte alla domanda di Beatrice, che è una domanda chiaramente dolorosa per lui, perché sia che Beatrice l'abbia pronunciata seriamente, sia che l'abbia detto, diciamo, in modo sarcastico, è chiaramente un'accusa del fatto che Dante non si è comportato come quelli che arrivano di solito lì si sono comportati. E allora al verso 100 Dante chiaramente si è messo a piangere, il che gli fa bene. Al verso 100 ella, pur ferma sulla detta coscia del carro stando, cioè senza muoversi, sempre nella stessa parte del carro, alle sustanze pie volse le sue parole così poscia, cioè rivolse le sue parole dopo agli angeli così. Quindi siccome Dante non ha risposto e gli angeli si sono, diciamo, intromessi nella comunicazione tra Dante e Beatrice, lei passa a rispondere agli angeli, ma come dirà, in realtà la risposta è per Dante, perché gli angeli sanno tutto, perché vedono la verità in Dio, quindi non hanno bisogno di spiegazioni. È Dante che deve capire che cosa ha combinato nella sua vita. Allora, al verso 103, voi vigilate nell'eterno die, sicché notte né sonno a voi non fura passo che faccia il secol per sue vie, onde la mia risposta è con più cura che mi intenda colui che di là piagne, perché sia colpe duol d'una misura. Allora risponde Beatrice agli angeli: voi vigilate nel giorno eterno, cioè siete sempre in veglia, in modo che né notte né sonno occulta a voi un minimo passo che faccia il tempo nelle sue vie. Quindi voi sapete tutto. Per cui la mia risposta si preoccupa di più che mi senta colui che piange dall'altra parte del fiume, cioè Dante, affinché la colpa e il dolore acquistino la stessa misura. Questo è chiaramente l'obiettivo di questa tortura cui Beatrice sta sottoponendo Dante, cioè fargli sentire il dolore che merita la propria colpa, che siano della stessa misura. E quindi qua, al verso 109, inizia una parte veramente stupenda della narrazione, perché in pratica quello che farà qua Beatrice è raccontare dal suo punto di vista ciò che Dante racconta dal proprio punto di vista nella vita nuova, e quindi dare alla vita di Dante la versione provvidenziale che a lui come uomo peccatore è mancata finora. Verso 109. Non pur per ovra delle rote magne che drizzan ciascun seme ad alcun fine, secondo che le stelle son compagne,
ma per larghezza di grazie divine, che si alti vapori hanno allor piova che nostre viste là non van vicine, questi fu tal nella sua vita nova, virtualmente, che ogni abito destro fatto avrebbe in lui mirabil prova. Allora Beatrice dice qua, non solo per opera delle ruote magne, cioè del movimento dei cieli, che indirizzano ogni seme a un fine secondo la compagnia degli astri. Dopo dirà un'altra cosa, però vi anticipo così posso fare un commento. Questo che dirà Beatrice è: Dante è stato copiosamente dotato non solo dal movimento dei cieli e dalla costellazione che accompagnava il sole quando lui nacque, bensì dalla grazia, cioè lui era molto intelligente, non solo per influenze dei cieli che sono comunque di derivazione divina, bensì direttamente dalla grazia. Questa attribuzione dell'intelligenza o ingegno, per dirlo con il nome con cui Dante si riferisce a questo topos che attraversa tutta la commedia, alle stelle e a Dio, è quello che chiaramente Dante come personaggio impara qua e come scrittore ricorda quando all'inizio del canto di Ulisse dice di dover frenare il suo ingegno più di quanto sia solito fare e aggiunge sicché se stella bono miglior cosa mi ha dato il ben che io stessi non mi vidi. Cioè è il Dante scrittore che ha capito qua che il suo ingegno non è un suo merito, ma è un dono che gli è stato dato per fare il bene e lui ne fece un uso chiaramente cattivo, per cui cadde così in basso come l'abbiamo trovato nella Selva Oscura. Quindi continuiamo a farne la parafrasi. Allora, non solo a causa del movimento delle stelle, le rote magne, che indirizzano ogni seme al suo frutto a seconda delle stelle che l'accompagnano, ma per generosità, per larghezza di grazie divine, che per la loro pioggia hanno vapori così alti che le nostre viste non vanno nemmeno vicine, cioè noi umani, ma non solo noi, Beatrice, che è già salvata, non può nemmeno avvicinarsi al criterio per cui la grazia divina dota qualcuno di intelligenza e qualcun altro no. Quindi è una cosa che eccede completamente la nostra possibilità di comprensione. Quindi, attraverso il movimento dei cieli, o direttamente, anche direttamente dalla grazia, verso 115, questi, cioè Dante, fu tale nella sua giovinezza, nella sua vita nuova, non a caso la vita giovane nominata attraverso la prima opera di Dante, virtualmente, cioè potenzialmente come capacità, che ogni abito destro, ogni educazione per il bene avrebbe fatto in lui una prova ammirevole, cioè avrebbe dato opere incredibili se educato per il bene, con abito destro. Ma adesso viene il ma tremendo al verso 118, ma tanto più maligno e più silvestro si fa il terreno col malseme non colto, quant'egli ha più di buon vigor terrestro. Eccellente analogia. Tanto più selvaggio e maligno diventa un terreno con un seme cattivo o se non viene coltivato, quanto più ha vigore terrestre buono. Cioè, più fertile il terreno, peggio diventa se non viene coltivato o addirittura gli si mette un malseme. E chiaramente è quello che Dante fece.
Quindi al verso 121, alcun tempo il sostenni col mio volto, mostrando gli occhi giovanetti a lui, meco il menava in dritta parte volto. Cioè per un po' di tempo io lo mantenni nella dritta via, mentre ero viva, dice Beatrice, mostrandogli i miei occhi giovanetti, lo portavo con me verso l'indirizzo del bene. E questa sarebbe la parte della vita nuova in cui Dante sente di stare elevando il proprio spirito grazie all'amore di Beatrice. Ma adesso arriva la parte della morte di Beatrice che, come si narra nella vita nuova, fa affondare Dante in una crisi molto profonda. Verso 124. Sittosto come in sulla soglia fui di mia seconda età demutai vita, cioè non appena io fui alla fine della giovinezza e cambiai vita, cioè morì per nascere alla vera vita, che è quella che Beatrice ha ora, mentre sta parlando, quindi sta dicendo quando io, vedete che lei non dice quando io morì, perché quella che parla è l'anima di Beatrice. Dice quando io cambiai vita, che chiaramente vuol dire migliorare, perché prima la sua vita di anima era unita al corpo, adesso è in Dio, no? Quindi quando io cambiai vita, questi, cioè Dante, si tolse a me di essi altrui, cioè questi si allontanò da me e si diede ad altri, ad altre, ad altro, ad altra. E purtroppo questo, non so se purtroppo per noi che lo dobbiamo spiegare, però diciamo questo pronome altrui, che è invariabile in genere e numero in italiano, può essere riempito da tutte le cose che attrassero Dante allontanandolo da Beatrice, che era il bene che lui avrebbe dovuto inseguire. E al verso 127. Quando di carne a spirito era salita e bellezza e virtù cresciuta m'era, fui io a lui men cara e men gradita e volsi i passi suoi per via non vera, immagini di ben seguendo false, che nulla promission rendono intera. Allora lei chiarisce questo che io un po' stavo anticipando, cioè quando io ero salita da carne a spirito, e in me era cresciuta la bellezza e la virtù, a lui piacqui di meno. Cioè qui è bellissimo in questo verso 129 come si annuncia una caratteristica che avrà il personaggio di Beatrice in tutto il paradiso anche, e cioè il fatto che sebbene lei, diciamo, abbia questo senso simbolico della teologia che agisce sempre nei suoi discorsi, non smette mai di essere la donna di cui Dante era innamorato e che abbandonò per andare dietro ad altre donne, come nel canto prossimo Beatrice gli rinfaccerà. Allora, perciò questo verso 129 è molto teatrale, no? È come se lei dicesse, quando ero diventata più bella, lui non mi amò più, lamentandosi della dimenticanza di lui. E lui, Dante, dice Beatrice agli angeli, affinché Dante senta, rivolse i passi suoi, cioè i passi di Dante, per via non vera. Questo è molto importante, questa espressione, via non vera, perché diciamo rimanda immediatamente al canto primo dell'inferno. Innanzitutto via, no? Che la dritta via era smarrita. Lei aveva già detto destra, no? Che è la stessa radice di dritta. Ma anche lì, nel primo canto dell'inferno, Dante aveva detto «Io non so ben ridir come io ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai», cioè la via vera. E cioè, in questo discorso, Beatrice ci sta
risemantizzando la selva oscura dell'inizio del libro. Ci sta dicendo: quando io morì, quando io diventai più bella e più virtuosa, Dante, invece di inseguire la mia immagine, continuare ad amarmi nella mia nuova, più perfetta veste, si perse nella selva oscura, perse la via verace cui io lo conducevo da vita. E come si perse? Seguendo immagini false di bene che non mantengono le promesse che fanno, cioè distraendosi, lasciandosi tentare da beni falsi, apparenti, in contrasto con il bene col maiuscolo che è lei che conduce a Dio, unico bene in se stesso, beni fallaci, apparenti, che promettono una felicità che poi non danno. Questa è, diciamo, una definizione prima che Beatrice sta dando della condizione di Dante nella selva. Va bene? Certo, noi Dante come personaggio l'abbiamo conosciuto in un momento molto grave di crisi, quando prende consapevolezza di essere nella selva, no? Perciò dice: mi ritrovai in una selva oscura, no? Però evidentemente era in questa selva fin dalla morte di Beatrice, dal 1290, e nella Pasqua del 1300 prende consapevolezza dell'angoscia, del fatto che ha perso il senso della sua vita e che da solo non ce la fa, e lì gli viene mandato appunto da Maria l'aiuto provvidenziale di Virgilio, da Maria, come sappiamo, attraverso Lucia e Beatrice. E chi di voi ha letto la Vita Nuova ricorderà come Dante, dopo la morte di Beatrice, ha diverse visioni e sogni dove lei appare, e qua vediamo appunto queste visioni dal punto di vista di lei. Al verso 133, nell'impetrare ispirazione mi valse, con le quali e in sogno e altrimenti lo rivocai, sì poco a lui ne calse. Cioè, nel fatto di ottenere ispirazione divina con appunto le visioni attraverso le quali in sogno e anche in veglia io lo chiamavo, così poco gli importava ormai di me, si lamenta. Tanto giù cadde che tutti argomenti alla salute sua erano corti fuor che mostrargli le perdute già. Cioè, cadde così in basso che tutti gli argomenti per la sua salvezza erano insufficienti, tranne che mostrargli l'effetto eterno del peccato nel quale lui stava cadendo, e cioè le perdute genti. Per questo visitai l'uscio dei morti. E a colui che l'ha quassù condotto, li preghi miei piangendo, furon porti. Cioè, per questo, proprio perché lui era in condizioni talmente gravi che da solo non ce l'avrebbe mai fatto, io, dice Beatrice, visitai la porta dei morti, cioè il limbo, per chiamare Virgilio. E a colui che l'ha condotto quassù, cioè Virgilio, è come se gli dicesse quello per cui lui stava piangendo. Io, dice Beatrice, piangendo, gli pregai di aiutarlo. Cioè, Beatrice in qualche modo sta unendo qua il suo primo rimprovero che fece a Dante: Dante, non piangere ancora, non piangere ancora. Cioè, non piangere per Virgilio, io ti dico perché devi piangere. Sta unendo quello, diciamo, alla condizione generale di Dante, come dicendo: questo qua si mette a piangere perché se n'è andato Virgilio quando io ci sono qua, ma non lo capisce che io l'ho chiamato Virgilio? Come si permette di piangere?
Cioè, per lui e per le bestialità che ha fatto, io, dice Beatrice, sono dovuta scendere dalla visione contemplativa di Dio fino all'inferno per salvarlo. Io ho pianto per lui e gli ho mandato Virgilio. Adesso si permette di piangere perché c'è Virgilio quando sono arrivata io? Questo sta dicendo Beatrice, va bene? E adesso sì, al verso 142 arriva probabilmente quello cui accennava Dante quando diceva che lei parlava come chi riserva il più caldo per la fine del discorso. Perché siccome Beatrice deve essere consapevole che in questo suo primo ingresso in scena ci stiamo già spaventando di lei, stiamo già pensando, insomma, mamma mia. Se n'è andato Virgilio, non ci permette nemmeno di piangere, che già comincia a sfidarci questa qua. Adesso giustifica questo suo rigore in virtù di una legge divina. Al verso 142, alto fato di Dio sarebbe rotto se le te si passasse e tal vivanda fosse gustata senza alcuno scotto di pentimento che lacrime stanno. Cioè, un alto designio divino si infrangerebbe, sarebbe rotto, se qualcuno attraversasse il Leteo e gustasse di questa bibita attraverso la quale si dimenticano le polpe, senza aver pagato un prezzo di pentimento che si spanda in lacrime. Cioè lei qui sta dicendo: io lo sto facendo piangere non perché sono crudele, ma perché nessuno può essere in condizioni di bere dall'acqua della dimenticanza senza aver pianto prima per i peccati commessi. Quindi, siccome Dante è arrivato al paradiso terrestre in condizioni eccezionali, perché a differenza degli altri non si è pentito, non si è confessato, non ha pianto per il proprio peccato, ha pianto durante il viaggio, ma per compassione degli altri. Lei gli sta dicendo: ora è il tuo turno. Così come tutti hanno pianto in vita, altrimenti non sarebbero qua, adesso devi piangere tu, perché non potresti mai bere dalle acque del Leteo senza aver pagato il tuo debito di colpa con lacrime. Si capisce? Allora, scusate, vedo che nella chat è nata una discussione su Beatrice. Ah, qualcuno domanda perché Dante nomina gli angeli come sostanze, perché è un tecnicismo aristotelico, essendo nel mondo sostanze e accidenti, ed essendo l'essere umano una commistione di entrambi, cioè sostanza è l'anima dell'uomo e accidente è la materia del corpo, gli angeli, che sono puro intelletto, sono sostanze. Aveva una bella autostima, Beatrice, dice qualcuno. Beh, sì, è l'autostima, diciamo, di colei che sa di svolgere una funzione angelica, cioè lei sa di dovere la propria bellezza a Dio e alla missione che lei ebbe nei confronti di Dante. Perché Dante si permette di santificarla così? No, non capisco, cioè, secondo voi è antipatica e Dante ingiustamente l'ha santificata? No, ma questa è un'impressione, diciamo, fuorviante. Beatrice, proprio qua, cioè, noi come al solito, fin dall'inizio del libro, siamo stati invitati ad accompagnare il punto di vista del Dante personaggio. Quindi non è casuale che voi stiate percependo lei come antipatica, dura, superba, perché così parve al Dante peccatore immaturo che arriva all'Eden e viene rimproverato da lei.
Cioè, il Dante scrittore ha voluto che noi sentissimo chiaramente questa distanza tra, diciamo, l'amabilità di Virgilio e l'antipatia di Beatrice, perché questo parla della nostra, come della sua, ancora incapacità di cogliere la santità di Beatrice, essendo ancora impuri. Quindi Beatrice effettivamente è dura nei confronti di Dante, perché Dante, diciamo, l'ha abbandonata e quindi lei come donna, insomma, si è sentita tradita, ma soprattutto come simbolo della teologia, sa che Dante è andato dietro ad una filosofia che l'ha allontanato dal bene, perché gli ha fatto credere che con la propria ragione potesse raggiungere la verità ultima. Di questo si parlerà, diciamo, con molta calma, nel canto 31esimo. E quindi qua lei, per quello che Dante come scrittore ha già capito, non è che sia antipatica perché gli fa piacere. Lei sta qui svolgendo un ruolo rituale per preparare Dante alla condizione di poter salire in paradiso. Nella condizione in cui è, non potrebbe mai volare in paradiso, anzi, non è ancora in grado di bere dalle acque dell'Eteo. E quindi, in qualche modo, lei deve stimolarlo a piangere, gli deve far prendere consapevolezza del proprio peccato. E siccome Dante è molto indurito dentro, non gli basta dire che fa, come mai sei qua? Perché Dante, anziché rispondere, abbassa lo sguardo, non sopporta la sua immagine nell'Eteo e ancora con lo sguardo per terra, e devono intervenire gli angeli affinché lui pianga. E quindi evidentemente il Dante personaggio è talmente indurito in 10 anni di chissà quali cose gravi ha combinato, lo vedremo la settimana prossima, che ha bisogno di essere smosso. Lui è in una situazione di immaturità per cui avrebbe preferito che lei lo abbracciasse, gli avesse detto: "Ah, tanto tempo, che bello!" Ma per il suo bene, Beatrice non fa questo. E Claudia, possiamo pensare che dal punto di vista di queste anime che sono in paradiso, non esiste l'ego che abbiamo noi come anime con un corpo. Allora, no, no, non hanno questo senso di io devo avere ragione, ma sono al servizio di un'altra cosa, no? Mi sembra che questa è una differenza importante per capire il ruolo di Beatrice in questo momento, Sì, no? infatti, diciamo, è evidente che un'anima salvata come quella di Beatrice, non può peccare, eh? Non può peccare. Cioè, chiaramente nessuno dei peccati, come appunto la superbia o la crudeltà, possono essere attribuite alle anime dei salvati. Certo, l'ego, come lo intendiamo noi, non ce l'aveva nemmeno Dante vivo, perché è un'invenzione un po' posteriore a Dante, questa individualità autonoma, insomma, al centro della propria vita, dello sguardo e del cosmo, che nascerà qualche decennio dopo. Ma diciamo, il riconoscimento della propria individualità sì c'è in Dio, eh? Cioè, quando le anime vedono in Dio le anime, diciamo, dei morti salvati, immediatamente, come arrivano in paradiso, vedono se stessi come li vede Dio, si vedono in Dio e capiscono il proprio io in mezzo all'infinito, no? E quindi non è una fusione come per altre religioni in cui l'io si perde,
nel cosmo, ma è proprio la conoscenza profonda di se stessi in Dio da cui ognuno di noi, diciamo, dipende. Anche Beatrice è sostanze? Beh, sì, le anime dei morti, certo, hanno perso il loro accidente, che il loro corpo, se ne sono liberate, diciamo, e sono diventate sostanze dal momento in cui si liberano dal corpo. Comunque non preoccupatevi, che questo discorso di Beatrice continua. Dante lo divide in due canti, ma come vedremo la settimana prossima, a un certo punto lei, che finora sta parlando di Dante in terza persona con gli angeli, comincerà a parlare direttamente a Dante. E quindi arriverà la parte più dolorosa per Dante, ma che implica la sua grande crescita. Lo rileggiamo? Quando il settentrion del primo cielo, che né ocaso mai seppe né orto, né d'altra nebbia che di colpa velo, e che faceva lì ciascuno accorto di suo dover, come il più basso face qual timon gira per venire a porto, fermo s'affisse, la gente verace venuta prima tra il lifone d'esso, al carro volse sé come a sua pace. E un di loro, quasi da ciel messo, veni sponza del Libano cantando, gridò tre volte tutti gli altri appresso. Quali beati al nuovissimo bando sorgeran presti ognun di sua caverna, la revestita voce alleluiando, potali in sulla divina basterna si levar cento ad vocem tanti senis, ministri e messagger di vita eterna. Tutti dicean, benedictus qui venis, e fior gittande di sopra e d'intorno, manibus odate lilia plenis. Io vidi già nel cominciar del giorno la parte oriental tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno adorno e la faccia del sol nascere ombrata, sì che per temperanza di vapori l'occhio la sostenea lunga fiata. Così, dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù dentro e di fuori, sopra candido vel cinta d'oliva donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. E lo spirito mio, che già cotanto tempo era stato, che alla sua presenza non era di stupor tremando affranto, senza degli occhi aver più conoscenza, per occulta virtù che da lei mosse, d'antico amor sentì la gran potenza. Tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù che già m'avea trafitto prima ch'io fuor di puerizia fosse, volsimi alla sinistra col respitto col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura, quando egli è afflitto, per dicere a Virgilio, men che dramma di sangue m'è rimaso che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio n'avea lasciati i segni, disse Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute vieni. Né quantunque perdeo l'antica madre, valse alle guance nette di rugiada, che lagrimando non tornasse ratre. Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere ancora, che pianger ti conven per altra spada. Quasi ammiraglio che in poppa e in prora viene a veder la gente che ministra per gli altri legni e a ben farli ancora, in sulla sponda del carro sinistra, quando mi volsi al suon del nome mio, che di necessità qui si registra, vidi la donna che pria m'apparìo velata sotto l'angelica festa, drizzar gli occhi ver me di qua dal rio. Tutto che il vel che le scendea di testa, cerchiato delle fronde di Minerva, non la lasciasse parer manifesta, regalmente nell'atto ancor proterva, continuò come colui che dice il più caldo parlar dietro riserva. Guardaci ben, ben son Beatrice,
come degnasti d'accedere al monte? Non sapei tu che qui è l'uom felice? Gli occhi mi caddero giù nel chiaro fonte, ma veggendomi in esso i trassi all'erba, tanta vergogna mi gravò la fronte. Così la madre al figlio par superba come ella parve a me, perché d'amaro sente il sapor della pietà di acerba. Ella si tacque e gli angeli cantaro di subito: in te, Domine, speravi, ma oltre Pedesmes non passaro. Sì, come neve tra le vive travi per lo dosso d'Italia si congela, soffiata e stretta dagli venti schiavi, poi liquefatta in se stessa trapela, purché la terra che perde ombra spiri, sì che par fuoco fonder la candela. Così fui senza lagrime e sospiri, anzi il cantarti, quei che notan sempre dietro alle note degli eterni giri. Ma poi intesi nelle dolci tempe lor compatire a me, perché se detto avesser donna, perché si lo stempre? Lo gel che m'era intorno al cor ristretto, spirito e acqua fessi, e con anguscia della bocca e degli occhi uscì del petto. Ella, pur ferma in sulla detta coscia del carro stando, alle sustanze pie volse le sue parole così poscia. Voi vigilate nell'eterno die, sì che notte né sonno a voi non fura passo che faccia il secol per sue vie, onde la mia risposta è con più cura che m'intenda colui che di là piagne, perché sia colpe duol d'una misura. Non pur per ovra delle rode magne, che drizzan ciascun seme ad alcun fine, secondo che le stelle son compagne, ma per larghezza di grazie divine, che si alti vapori hanno allor piova, che nostre viste là non van vicine, questi fu tal nella sua vita nova virtualmente che ogni abito destro fatto avrebbe in lui mirabil prova. Ma tanto più maligno e più silvestro si fa il terren col malseme non colto, quant'egli ha più di buon vigor terrestro. Alcun tempo il sostenne col mio volto, mostrando gli occhi giovanetti a lui, me qui menava in dritta parte volto. Sì tosto come in sulla soglia fui di mia seconda età, de mutai vita, questi si tolse a me e diessi altrui. Quando di carne a spirito era salita e bellezza e virtù cresciuta m'era, fui io a lui men cara e men gradita. E volsi i passi suoi per via non vera, immagini di ben seguendo false, che nulla promission rendono intera. Nell'impetrare ispirazion mi vanse, con le quali in sogno e altrimenti lo rivocai, si poco a lui ne calze. Tanto giù cadde, che tutti argomenti alla salute sua erano già corti, fuor che mostrargli le perdute genti. Per questo visitai l'uscio di morto e a colui che l'acqua su condotto li prieghi miei piangendo furon porti. Alto fato di Dio sarebbe rotto se le te si passasse tal vivanda fosse gustata senza alcuno scotto di pentimento che lacrime spanda. Grazie, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.